Shirin Ebadi, la lotta, l'impegno per i diritti umani, i diritti civili al di fuori dell'Europa e del mondo occidentale è noto attraverso l'impegno di figure come la sua in Iran, di Aung San Suu Kyi in Birmania, di Liu Xiaobo in Cina, però si sa effettivamente poco di quello che succede a livello di popolo, tra la popolazione. I diritti umani è una cultura e il nostro popolo ormai conosce molto bene questa cultura e noi nel nostro paese abbiamo molte persone che lavorano per i diritti umani, che sono attivisti dei diritti umani nel nostro paese. Purtroppo invece il regime del nostro paese si comporta in modo molto violento con chi è attivo per i diritti umani. Queste persone vengono anche incarcerate, arrestate. Volevo portare due esempi di due donne che hanno subito questo comportamento del nostro regime. Queste due donne hanno vinto anche i premi di diritti umani nel vostro paese. Una è Nasrin Sotoudeh, è un avvocato che è stata condannata a 11 anni di carcere perché è attiva per i diritti umani, e l'altra è Narges Mohammadi, che per molto tempo è stata in carcere ed si è ammalata gravemente. Adesso è libera dietro la cauzione, ma è gravemente malata. Quali speranze effettive di cambiamento ci sono in quello che è successo negli ultimi mesi nel mondo arabo, la cosiddetta primavera araba? Il 70% della popolazione del nostro paese è sotto 30 anni, quindi sono i giovani che non sono contenti del regime del paese, perché la percentuale della disoccupazione è molto alta, perché non c'è la libertà. I giovani sono un grande potenziale di cambiamento nel nostro paese, eppure le donne per combattere per l'uguaglianza tra i sessi nel nostro paese. La situazione degli operai in Iran è molto brutta, molti operai rimangono ogni giorno senza lavoro, soffrono la fame, quindi anche loro sono un potenziale del cambiamento nel nostro paese.